Eccoci qua, cari amici. Ci troviamo sulla bellissima ferrovia Alcantara-Randazzo, che oggi vedete senza binari perché in questo momento, in questi mesi, è in atto un processo di ristrutturazione per il futuro ripristino ai fini turistici della ferrovia per i primi 13 chilometri, il primo lotto dei primi 13 chilometri fino alla stazione di Montacamastra. Molto brevemente vi racconto un po' la storia di questa ferrovia. Questa ferrovia fu pensata già agli inizi del 1900 e lo scopo era quello di collegare tutti i paesi interni della Sicilia, tutti i territori interni della Sicilia con il mare e il porto di Messina. A tal proposito c'era sempre stata anche un po' di concorrenza con la nascente ferrovia Circumetnea, che invece collegava tutti questi centri etnei con il porto di Catania per eventuale scambio di merci o anche passeggeri. La costruzione iniziò nel 1928 della tratta. Ci sono molte dimostrazioni storiche, fotografie, molti manoscritti che indicano il 1928 come l'anno di inizio di costruzione di questa ferrovia. Poi ci fu la Seconda Guerra Mondiale, ci furono le varie crisi succedute a questa guerra e quindi la ferrovia, diciamo, fu bloccata fino all'inizio degli anni 50. Dopodiché le varie forze politiche, persone anche abbastanza influenti della Valle Alcantara, spinsero anche verso il Ministero affinché questa ferrovia venisse completata e ovviamente messa in esercizio. Mi piace ricordare un mio compaesano, l'avvocato Ferdinando Basile, che io personalmente considero come il padre di questa ferrovia, anche se non propriamente. Lo considero il padre perché è stato uno dei personaggi di questa valle molto più conosciuti e anche in un certo senso particolari. Lui si era intestardito, diciamo, anche a suo nome, diciamo così, questa battaglia per la riapertura della, per l'apertura della ferrovia. Lui, da bravo randazzese, nonché politico, avvocato, era solito scrivere al ministero tante lettere dove lui richiedeva appunto il completamento e l'apertura di questa tratta, senza però mai ricevere risposta dai vari ministri che si sono succeduti a Roma, fino a quando lui nel 57 prese un foglio di carta vetrata. Infatti è molto famosa questa ferrovia per essere chiamata la ferrovia della carta vetrata, adesso appunto vi spiego il perché. Prese questo foglio di carta vetrata dove scrisse la stessa identica lettera con una postilla alla fine dove specificava che questa carta non poteva essere ad uso igienico, perché un po' anche con ironia fece capire che questa tipologia di documenti, di richieste che lui mandava sempre al ministero, magari non venivano ascoltate e venivano cestinate in maniera molto colorita, come lui disse. Sarà stato un caso, sarà stato forse che effettivamente le cose dovevano finalmente procedere. La ferrovia il 4 di giugno del 59 fu inaugurata, ci fu appunto questo treno inaugurale che arrivò fino a Randazzo, c'era appunto l'avvocato Basile che accolse anche questo convoglio con le varie personalità del tempo. La ferrovia, diciamo che già nei primi anni 60 non aveva un grande traffico se non quello delle merci, nello specifico qui in Valle Alcantara, come molti sappiamo, era molto fiorente il commercio, la coltivazione e il commercio degli agrumi, e questi agrumi venivano spesso e volentieri caricati sui vari treni, nello specifico alla stazione di Francavilla di Sicilia, e venivano spediti un po' in giro per i vari porti di Messina e poi successivamente per le destinazioni finali, dove venivano poi venduti e consumati. Fino a quando nel 1981, il 17, 18 e 19 marzo del 1981, un'eruzione laterale dell'Etna andò a distruggere tutta la parte che la ferrovia attraversava nella parte ad est dell'abitato di Randazzo. Quindi fu distrutta la ferrovia, fu distrutta anche la Circumetnea, la strada statale 120, e questa ferrovia fino all'83 rimase, diciamo, monca fino a Moglie Alcantara. Se non che poi le maestranze delle Ferrovie dello Stato riaprirono questa ferrovia nell'83, facendo un lavoro certosino di ricostruzione della tratta in trincea, quindi scavando proprio in mezzo alla lava. Solo che poi cambiarono i tempi, ci fu l'avvento del gommato e di conseguenza andò sempre più a perdere, il traffico merci
fu a poco dismesso, e anche quello passeggeri vide piano piano la sua decadenza, fino a quando nel 1994 questa ferrovia cessò definitivamente il servizio passeggeri. L'unica cosa che venne fatta oltre quella data furono dei lavori di ammodernamento sia dell'armamento ferroviario, con la sostituzione di qualche traversa, e l'automazione dei passaggi a livello, che lungo tutti i 37 km si trovavano. Anche se poi effettivamente il servizio non fu ripreso, ma ci furono soltanto delle corse speciali in treno storico con delle locomotive a vapore, delle carrozze degli anni 30 chiamate 100 porte, che vennero finanziate dalla provincia regionale di Catania fra il 95 e il 96. E da allora in poi questa tratta non fu più riaperta e finì nell'oblio più totale. Il progetto di rinascita della ferrovia Alcantara-Randazzo. Nel 2016 ci fu un primo sopralluogo della Fondazione Ferrovie dello Stato, capitanata dal direttore generale, l'ingegner Luigi Cantamessa. Venne a verificare insieme ad altri ingegneri e personalità di Ferrovie dello Stato e di Fondazione FS lo stato dell'arte di questa splendida ferrovia. Questo quindi fu, diciamo, forse il primo vero e proprio passo di rinnovato interesse a riaprire questa tratta. Nel corso degli anni, tra vari iter, studi di fattibilità, eventuali progetti, la legge 128 del 2017 sulle ferrovie turistiche, che appunto andava ad integrare questa linea, tutti e 37 km della linea, come ferrovia turistica, quindi non si potevano più alienare i beni, non si poteva fare nient'altro che una ferrovia, appunto. Grazie a questa legge si è mantenuta, diciamo, integra la finalità di questa ferrovia, quindi farci ripassare un treno, e finalmente nel marzo del 2022, anche tramite un finanziamento con fondi del PNRR, furono avviati i primi cantieri per il ripristino all'esercizio turistico. In cosa consiste esattamente questo ripristino e poi successivamente quelli che saranno poi i progetti futuri una volta che la linea sarà riattivata? Il progetto di ripristino prevede intanto il lavoro di rimozione del vecchio armamento, che ovviamente è un armamento obsoleto, con rotaie di 36 uni, ossia ogni metro di rotaia misura, ogni spezzone di rotaia misura pesa 36 kg. Le traverse in legno imbevute di creosoto non sono più a norma, e di conseguenza verrà messo un armamento con delle rotaie più grandi e con delle traverse in calcestruzzo armato precompresso, l'acronimo è CAP, e poi si farà ovviamente circolare fino alle Gole Alcantara, perché il primo lotto prevede appunto la riattivazione fino alle Gole Alcantara, fino alla stazione di Motta Camastra, quindi il 13° chilometro. Si avrà la riattivazione per la circolazione di un treno storico che metterà a disposizione la Fondazione Ferrovie dello Stato. Ovviamente il progetto non si ferma qui, perché ci sarà ovviamente la possibilità di arrivare fino a Randazzo con un secondo lotto di lavori che prenderà piede successivamente alla fine di riattivazione del primo lotto, e si arriveranno a completare tutti i 37 km fino a Randazzo. Noi in questo momento, come vedete, ci troviamo, la progressiva non mente, siamo al chilometro 10, ossia in prossimità del viadotto a 13 archi di San Cataldo. Questo viadotto che noi conosciamo tutti abbastanza bene, per chi frequenta la valle, per chi si trova anche a passare dalla statale 185, è l'opera anche ingegneristica più rappresentativa di questa ferrovia, perché il viadotto, come vedete, è anche molto imponente. Adesso magari non rende l'idea perché c'è tutta questa fettuccia, essendo area di cantiere, ma credetemi che lo spettacolo è davvero imponente. Poi vedrete anche le immagini che verranno registrate, che vi daranno testimonianza di ciò che dico. Ribadisco, il progetto come prima parte, quindi il primo lotto, si fermerà alla stazione di Motta Camastra, 13° chilometro. Un chilometro prima verrà costruita, sorgerà la nuova fermata delle Gole Alcantara, che in origine era al di qua, alla destra della statale 185, dove c'è ancora un vecchio casello che ormai è dismesso,
mentre adesso verrà costruita, sorgerà all'interno del Parco Botanico delle Gole Alcantara, quindi al di qua della statale 185, e sarà anche più semplice per trasbordare tutti questi turisti, questi avventori che verranno a visitare le Gole Alcantara, ma non solo, perché una volta che loro scenderanno dal treno si troveranno già all'interno di questa meraviglia che tutti ci invidiano e che centinaia di migliaia di visitatori l'anno viene a visitare, ossia le gole Alcantara. Ci vorrà un po' di tempo perché i lavori dovranno essere conclusi del primo lotto entro il 2026, però il cantiere procede bene, i lavori altrettanto, quindi noi come associazione Ferrovie Valle Alcantara, ma anche tutti i cittadini valligiani, siamo molto fiduciosi che questa ferrovia possa finalmente vedere la luce, così come 30 anni fa, il prima possibile.